Buonasera amici. Salve a tutti ragazzi. Eccoci al quinto episodio. Eravamo rimasti che avevamo aperto le figurine e adesso dobbiamo attaccarle. Del gazzettino che ce ne sono sei, che ricorda tutti gli anni. Esatto. Eccolo qui. Questa è la nostra, esatto, del quarantesimo. C'è scritto 2000. 2000-2001, celebrativo, cofanetto celebrativo 2000-2001. E c'è scritto meno 40, però questo qui è meno. No, 60. 40 anni, nel 2000 erano 40 anni che c'era il cacciatore Panini. E ok, per ricordare tutti gli album. Cominciamo. Dalla Serie B iniziamo? Sì, ti ricordi che avevamo iniziato la Serie B noi? Quindi? Mancano pescate due. 705. Ecco qua, andiamo in fondo. Oh, non lo sapevo che c'erano le gomme, Magari proveremo a prendere anche quelle. Che vuoi fare? Mo' vedere anche le gomme. Esatto. Dopo ci saranno altri bei biglietti che li faremo. È troppo avanti, papà. Sono troppo avanti, è vero. Eccoci qua. 705. Salernitana. Non ce l'abbiamo, perché? Esatto. Chi abbiamo trovato? Chi sono quelli lì? Francesco Di Tacchio, italiano, ancora italiano, Andrea Schiavone, dopo Tomas Kupitz, Polonia. Polonese. No, polacco, no, polonese. Polacco. Togliamola bene da... Sì, è là. La tecchia. Un po' sortino, ecco, ma dai. Qua. E una. La B. Che è quella centrale. Andrea Schiavone. O Schiavone. Schiavone. Francesco Di Tacchio era il primo. Ok. Ok. Il terzo. Ha i capelli un po' come li aveva Del Piero, li assomigliano. Insomma, non proprio. La B. Tomas Kupitz. Chiamo anche la C. Stortissima. Schifo. Dopo questa qui è? Numero? Gira il numero? 691. 691. Eccolo qui. Regina. Regina. E sono Igor Redezza. Che è il primo e lo andiamo a attaccare. 691. Ecco qua. Attaccato bene. Esatto. La B che è Fausto Rossi. E sono tutti e due italiani. Intanto abbiamo trovato tipo tutti italiani, questi due italiani tranne questo. Ma la Serie B è già più piena di italiani rispetto alla Serie A. È vero. Infatti qui tutti italiani. E anche questo italiano. Ivan Verone. Però non giocano nella nazionale italiana, vero? No. Perché le squadre di Serie B solitamente sono un po' più deboli. Significa che anche i giocatori sono leggermente più deboli. Dopo 678, 674, quindi... Ok, eccoli qua. Che squadra è? Pisa.
Esatto. La torre di Pisa. Che pende, pende e mai non viene giù. Luca Mazzitelli. Non hai d'accordo che sopra ci dicono i numeri della maglia? È vero? Una bella curiosità questa. Sopra ci sono i numeri e ci dicono anche quei ruoli. Questo qui è un attaccante perché è verde, questi due centrocampisti. Ah sì, però Luca Mazzitelli. Mazzitelli 678. Ah, vediamo. La stiamo pulendo malissimo. Vediamo. Lo dobbiamo togliere bene se lo vogliamo attaccare. Un attimo. Aspetta. Lo sto togliendo malissimo. Fai un altro angolo, prendi un altro angolo. Eccolo. Cambia angolo. No, no, un altro non ce lo sto facendo. Ok, 678. Perché vedete cosa stavo togliendo qua? Stavo togliendo questo. Stavi dividendo la carta? Alessandro De Vitesse, italiano anche lui, come questo. L'ultimo è ancora italiano, Gaetano Masucci. Gaetano. La Serie B è tipo la squadra italiana alcuna, vero? Ne hanno tanti di italiani, sì, in Serie B. Secondo te anche la Serie C? Eh sì. No, la sto dividendo in due anche questa qui. Gaetano Masucci. Ok. Ok, adesso? 547 dell'Udinese Ignazio Pusetto, argentino dell'Udinese. E adesso si inizia la Serie A. Ci sono i pacchetti qua e troviamo le bombe. Ci andiamo ad attaccare un suo bel pussetto. 547. 547. L'hai trovato? Sì. Io pensavo che era Pussetto il più forte della squadra. Si vede che pensavi male. Ma invece non è lui. Invece è lui il più forte della squadra. Perché lo disegnano. No, perché lo disegnano non vuol dire che è più forte? Sì, sì. Sempre dell'Udinese, ma è doppione. Pereira. Si è attaccato bene. Pereira doppione, argentino. E lo metti da parte. Che lo mettiamo qui. Ancora dell'Udinese. 540. Der Avest. Che lingua? Questo qua si chiama Hid Terra Vest, è olandese.
È la lingua di Nevet. No, non è olandese Nevet. Però nemmeno questo qui. Come si chiama olandese? Chi è? È la Repubblica Ceca, Pavel Nevet. È ceco? Non vede? No, si dice ceco perché abiti nella Repubblica 540. Ceca. 540, eccolo qua. Infatti quando giocava, che era veloce ed era grintoso, lo chiamavano Furia Ceca. L'allenatore del Torino, che mi sa che ce l'abbiamo, eccolo qua. Marco Giampaolo. Sai la lingua che non ce la dicono te? Lo dico io, italiano. E come lo sai? Perché lo so. Dello Spezia, numero 486, Jacopo Sala, che non è Sala, il giocatore del Liverpool. Esatto. Anche se è molto forte Sala, vero? Questo qui è fortissimo. Mkhitaryan, sì. Ma siamo arrivati a una Spezia. Ma hai detto il numero almeno? 486. L'hai già passato. 486. No, più indietro. È dietro al Sassuolo. Perché mi sembrava che hanno la forchetta e il coltello. È lo sponsor. Che si chiama Jacopo Sala, italiano. Tanto sei, eccolo lì. Eccolo qua. Scudetto dello Spezia. Eccolo qua. 477. Scudetto dello Spezia. Dopo ci abbiamo nella San Fabio Quagliarella, italiano. Molto forte. Che so già che va qua. E infatti ho indovinato, perché è il più forte della squadra. Di solito i più forti della squadra li mettono qui. Sì? Sì. Ho capito. O se no si sbagliano. Ah, sì? Perché li disegnano, o se no si sono sbagliati. Quindi ecco perché l'hanno disegnato, per sicurezza. Ho capito. Che lo sapevamo almeno. Sempre della Sampdoria. Albin e Kedal. Ekdal. Che lingua è? Ekdal? Ekdal è svedese, come svedese. Ibrahimovic. Sì, però è forte Ibrahimovic. È un extraterrestre anche lui, ma Ronaldo è più extraterrestre di lui. Sì. Buffon è una leggenda. Sì. Italiano, non svedese. Un po' storto, lo togliamo. Strappi tutto ormai. No, meglio lasciare. Devi stare attento subito, al primo colpo. 433, sempre della Sampdoria, italiano. Vasco Regini. Come regina reggiana. 433. Eccolo qui. Della Roma.
421 a di Gecko. Chi è quello lì? È Din di Gecko. Come di Gecko? Chi è quello lì? Si dice di Gecko? Gecko. Ah, ecco. Che lingua è quella di Pjanic? No. Sei quella di Pjanic. È quella di Pjanic. Quella del... Te lo dico io, è quella di Pjanic. Un giocatore del Barcellona, Pjanic. BH. Mi fa pensare alla Birmania. Medinzecco. Con chi gioca in nazionale? BH vuol dire Birmania? Vabbè. Almeno mi informerò. 421 capitano anche. Più forte della squadra il capitano. Bonucci quando era andato al Milan, anche se non era capitano, gli hanno dato come capitano, vero? Perché? Perché pensavano che fosse un trascinatore, che fosse una immagine, invece hanno sbagliato. Del Napoli, Lorenzo Insigne italiano. Forte questo. Con la barbetta messa a posto. Anche gli orecchini. Mm-hmm. 366. Io pensavo che era quasi il più forte, che lo mettevano qui Insigne. Boh, non so chi troveremo là. Magari, non lo so, forse come più forte pensano che sia, cosa, come si chiama? Osimhen. No, Osimhen è nuovo. Però l'hanno messo come più forte. Ma non è detto che sia perché è il più forte che lì, magari è il nuovo immagine, magari perché è la novità, è il nuovo acquisto. Vabbè, scommettiamo che dalla Juve c'è Ronaldo anche se non è un nuovo acquisto. Ma perché Ronaldo è quello che fa più rumor di tutti? No, lo sto strappando e va bene. Pietro. Va bene. Che schifo, proprio Lorenzo Insigne ti attacca a me. Devi stare più attento, sai. Lo so. A me attacchiamo bene questo qui del Napoli. Fauzi Gulam. 357. Eccolo là. Sopra Olio Zano è. Che almeno questo qui ha toccato bene. Dopo ci abbiamo Alex Maret del Napoli italiano. Maret, il portiere. La 151. Guarda dove l'hanno messo il portiere. Che di solito i portieri li mettevano qui e invece hanno messo qui il portiere. Sarà il secondo portiere. Noi di solito mettono prima i portieri, dopo i giocatori. Io mi aspettavo che andavano qui i portieri. Vabbè, avranno quattro portieri. Del Lazio, c'è l'Immobile italiano. No. Perché hanno messo qua lui? Chi? Qua? Invece non Giro Immobile? Non lo so. Va bene, comunque mettono qui i più forti. Ma non Immobile ha attaccato bene? Vero? Sì. Insigne ha attaccato male, Immobile ha attaccato bene.
della Juve, Aaron Ramsey, lingua del Galles. Del Galles. ...285, eccolo qui, vicino a Kulusevski. Dopo la foto del Genova, ma perché io pensavo che era già fatta come l'Inter qui? Andiamo a vedere che numero è. 216. Andiamo a vedere dove sarà. Ah, è qua! Sì. E qui intorno cosa ci andrà? Niente, credo. Niente, credo. Pionte che è tornato al Genova. Perimi che ve lo dico che è già doppio. Mattias Perimi, italiano. Buonasera. Eccolo qui, della Fiorentina. Cristiano Biraghi, 176. Eccolo qui, sotto il portiere. Papà, mi si sa anche che ha tre portieri, come la Juve. Sì. E chi ne ha quattro? Questo non lo so, però può essere. Beh, il 5 è impossibile, vero? Assimi del Crotone, lingua Nigeria, nigeriano. Ok, numero 500, no, 161. Eccolo qui, il più forte della squadra. Ma io sapevo tanto che era il più forte della squadra questo qua. Ancora del Crotone, che ce l'abbiamo. Mi sa che ce l'abbiamo triplone quello là. Addirittura? Sì, perché mi sembra di averlo visto là. Può darsi. Sì, ma sì, ce l'abbiamo triplone. 115. Godin, hai ragione, è tornato al Genova, al Cagliari. Del Cagliari. Ryan Clavan. Guarda la Godin. 115. Godin è un difensore centrale, perché l'hanno messo lì? Che ne so. Ariana Clavan, che lingua? Quello lì è dell'Estonia. Estone. Questo qui lo metteremo. Questo qui lo mettiamo ultimo, che dopo guardiamo. Quello lì. Bene. L'allenatore del Bologna. Sinisa Milankovic. Non proprio, Sinisa Mihajlovic. Che di che lingua è, lo sai? Te? Mihajlovic. Se non lo sai, va bene lo stesso. Aspetta che. Mi sembra svedese. Mi sembra. Sì, mi sembra di sì. Vabbè. Svedese, 111. Prossimo in
iniziando a pedalare con gli allenatori, eh? Ok, questo qui sono riuscito a toglierlo. Dopo ci abbiamo ancora del Bologna, Gary Medel, che non è doppione, 97. Eccolo lì, trovato. 97, eccolo qua. Adesso andremo ad attaccare questo. Iniziamo da B, visto che è la più vicina. Ok. 30. 30 B, è la più vicina. Ecco le B. 30 B. Pagina prima. No, 30 B ho detto. No, dov'è? Ah, ecco là. Oppa, guarda, eccoli qua, le A! 33A, 34A, che non le trovavamo. E 30A. Mamma, non fa rumore. Adesso andiamo ad attaccarci questo qui a 22, a 22, eccola là, trovata. Guarda che forte, papà. Eh sì. Tu hai quell'albulin così? No, non sono così, Maria. Sono più giovane io. Non c'erano ancora quegli anni. E dopo 22AB. 22B, eccolo qui. Mi copiamo i capelli a cresta che tanto erano brutti, vero? Andiamo ad attaccare la Champions. Supercoppa. Supercoppa. 4. Ecco. Dai che completiamo le coppe. Eh sì, quasi. Guarda, che lini. Perfetto. Adesso andiamo a vedere questo qui dove va C5. Mm-hmm. Allora, andiamo a vedere. Iniziamo da qui. Vidal. Io so perché forse hanno messo lì. Mm-hmm. Perché secondo me, visto che del Barcellona, l'avranno messo che secondo loro sarà il più goleador. Come Osimhen. Nel C secondo te sanno questi perché c'è scritto? No, ma se la chiami. Le C, queste sono le Hits, calciomercato. Secondo te quando mettono il calciomercato? Eccolo qua, C. 5. Ma non è questo secondo me. Eh sì, il film del campionato, vedi che lì sta facendo un'azione, risultando qualcosa del genere? Sì, è questo. Però e qua come me lo spieghi? Ti ho detto, ti dice il film del campionato, significa che qua... Ma qui ci sono le bustine, vedi? Cosa significa? Le figurine di queste pagine saranno distribuite gratuitamente solo in abbinamento alla Gazzetta dello Sport e Sport Week. Noi, avendo avuto il cofanetto, abbiamo trovato anche delle carte particolari
quello qui. Ecco qua. Quindi per oggi abbiamo finito, vero? Ciao! Ci vediamo domani al prossimo appuntamento. Al sesto episodio. Esatto, ciao ciao! E non dimentichiamo di fare a tutti tanti auguri di Buon Natale. Tanti auguri! Tanti auguri!